proposito di architettura, ben trovato all'edizione 2019 di Cersaia. Grazie della vostra visita, nuove edizioni che presentiamo il nostro progetto e di volta in volta interpretiamo quello che è l'evoluzione del mercato. Cosa c'è di nuovo quest'anno, architetto? Quest'anno abbiamo sviluppato un pensiero sempre in progress da edizione in edizione, dove sempre come base del DNA Made in Italy abbiamo voluto dare una nostra vision che interpreta il momento del mercato. Abbiamo superfici, abbiamo volumi, abbiamo materiali e attraverso questa gallery, dove noi esprimiamo con delle proposte questo connubio tra materiali, superfici e volumi, la nostra creatività, facciamo vivere il mondo del design e dell'industrial design insieme a quello più artigianale dell'interior, perché questa è la chiave di lettura per interpretare un mercato che ha sempre più esigenze di customizzare, di personalizzare i propri prodotti e i propri servizi. Possiamo dire che quindi l'utente finale, il vostro cliente, la prima regola è dare un tocco di personalizzazione. Assolutamente, è la chiave di lettura per dare risposta dal mercato estero anche al nostro mercato italiano e essere competitivi. Non dimentichiamo che il semplice replicare i prodotti è un settore, che è un mercato che si allontana sempre di più da noi. Quante innovazioni in tutto questo, perché stiamo parlando di questo, tante innovazioni? È trasversale, sono tantissime, perché abbiamo aziende di varie tipologie, una non concorrente con l'altra, e quindi, come ho detto prima, abbiamo tecnologia e innovazione nei materiali, nelle superfici, nei prodotti, e tocchiamo molte tipologie che vivono poi in quello che è il mondo dell'interior e nei nostri progetti. Un'alchimia. Un'alchimia in un equilibrio dinamico, che è la chiave di lettura di questo progetto. Architetto, parliamo anche di Made in Italy, come non parlarne con un architetto italiano? È un valore incredibile che abbiamo, la capacità di interpretare questo nasce proprio da questo valore che l'abbiamo nel nostro DNA, apprezzatissimo all'estero, e a partire da noi dobbiamo essere capaci di interpretarlo e sapere che è un valore aggiunto da salvaguardare e da far crescere mantenendo serietà e servizio. Assolutamente. Cosa facciamo anche per l'ambiente? Cosa l'architettura può fare per questo? Tantissimo. Basta pensare che i prodotti che disegniamo non sono unici, ma vengono replicati in numero molto importante. Di conseguenza, a tutti i livelli ormai la presa di coscienza e l'attenzione verso l'ambiente è diventata anche non più un semplice costo da riportare al cliente, ma è diventato un valore aggiunto che ci permette di rendere più importante la stessa collezione che proponiamo. È anche uno strumento più aggressivo per l'azienda da proporre sul mercato. Allora, ieri eravate a Londra, oggi siete quel Cersaia Bologna, siete molto versatili. Progetti? Ha fatto bene a ricordarmi il progetto di Londra, lo abbiamo concluso proprio ieri, è stata un'esperienza incredibile alla London Design Fair. Sono stati 4 giorni dove anche in quel contesto abbiamo imparato tanto. Questo progetto nasce nel 2011 attraverso il Cersaie, oggi lo abbiamo portato sempre mantenendo tappa fissa qui. Come ha detto bene prima a Londra, ancora prima l'abbiamo fatto all'Hotel Show di Dubai, e i prossimi programmi saranno alla ICFF di New York, saremo Salone del Mobile, per poi proseguire ancora a Francoforte, all'ISH, e ormai è nel mirino a Dubai nel 2020, una presenza che precede l'Expo. Noi la salutiamo chiedendo qual è il suo ultimo progetto, se ce ne vuole parlare, prima di salutarci. Insomma. Sono 2 collezioni che presento proprio qui al Cersaie: Ego per l'azienda Giulini Rubinetteria e Orizzonti per l'azienda Metalboard. Queste sono le 2 nuove collezioni proprio che
abbiamo inaugurato qua al CERSAI, che prendono vita e iniziano il loro percorso. Ego, già il nome è un programma, perché parliamo dell'ego delle persone. Oggi va molto di moda, sì, è un nome che ha ispirato questa collezione, oltre a un discorso di forte carattere, di forte personalità, anche un discorso di equilibrio tra design e forma, e quale nome migliore si addice a questo tipo di pensiero, proprio la collezione Ego, dato che siamo in un momento di social e un momento dove le persone hanno questo ego riferito, e di conseguenza la collezione interpreta questa vision. Apparire è importante, sono d'accordo, ma qui non si parla solo di apparire, si parla di sostanza. Sono delle rubinetterie pensate, di sicuro sono di una bellezza unica, con un design unico. Quanto ci ha messo l'architetto Poletti in questo? È sempre un lavoro di team e di azienda, tra designer, in questo caso designer e architetto, e azienda. Realizzare una collezione significa un processo che non ha solo una partenza da un disegno, ma c'è uno sviluppo tecnico e una declinazione. Quindi è un lavoro che parte da qualche mese, per poi concretizzarsi qui a Bologna. Per la prima volta presentato in Italia, architetto? Questa è proprio la presentazione ufficiale della collezione, una piccola preview all'ISH di Francoforte, che ha dato subito degli ottimi risultati, e oggi pronti attenti via qui al CERSAI con la collezione a completo.